Francesco, siamo pronti! Andiamo! Buonasera, c'è un tavolo libero? Sì, sono da solo, non aspetto nessuno. Va bene qualsiasi posto tranne che col termosifone dietro le spalle. Signore, il locale! Il locale? Sono 5-6 anni che non ci vengo, una volta quando era ancora viva la mamma. Questa qua, sì. Ci venivo con lei quasi tutti sabato sera, poi purtroppo la mamma è venuta a mancare. Mi dispiace per la signora, ma il locale è chiuso! Sì, a dire vero con qualche chilo in meno. La mamma la giudicava un ottimo cuoco, ma non le piacevano affatto i suoi pantaloni. I pantaloni? Sì, sì. Secondo la mamma, lei era solito portarli troppo larghi. Sa cosa dicono gli psicologi? Portare i pantaloni troppo larghi è sintomo evidente di una tendenza maniacale di carattere sessuale, compulsiva. Mi pare di ricordare che la specialità della casa fossero i ravioli. I ravioli col pecorino! Ma siamo venduti! Che cosa avrete fatto? Venduti! Sì. Controproducente! E comunque io credo che sia l'amore. L'amore in tutte le sue manifestazioni! Ma proprio tutte! Purché sincere, vero? E questo amore grande che ci viene dal cielo e arriva fino a noi e si trasforma. Guarda, ma questa bottiglia mi sembra. È un pecorino di chi è di 2012? Obro! Eh? Dico obro io, obro. Ah, obro. Certo che la nostra è una storia alquanto singolare. Perché? Ci siamo lasciati sui banchi di scuola e ci ritroviamo 40 anni dopo! Uno in odor di santità e l'altro il candito peccatore. Ma le strade del Signore sono infinite e non importa se tu debba percorrere un lungo rettilineo o una strada tortuosa, se tu debba valicare delle montagne o badare di fiumi, alla fine ogni creatura del Signore arriva esattamente lì dove deve arrivare. Non essere modesto, signor Vescovo, non con me. Io ho ammirato da lontano il tuo cammino di fede, di coerenza, la tua indipendenza, il tuo metterti in gioco nonostante tutto. E sei venuto a cercarmi, dopo tanti anni tu sei venuto a cercare il tuo vecchio compagno di classe. Vecchio, dai, su, vecchio quanto me. Tu sei un'attrice. No, te lo chiedo perché mi sembra di averti già vista da qualche parte, al cinema, può essere? Beh, più che al cinema, a teatro. Sì, forse, insomma, è quello che vorrei fare, è quello per cui ho studiato. Accademia d'arte drammatica. Però è difficile. Ma sì? Come mai? Perché oggigiorno non è che la qualità sia un fattore determinante, no? Non gliene importa nessuno se sei bravo o no. Conta soltanto se hai un nome, se porti pubblico, se non chiedi soldi oppure sei ricco di famiglia. Poi per una donna è un continuo subire delle avance, spesso per lavorare ti chiedono qualcosa in cambio, non so se mi spiego. Mi è piaciuta l'interpretazione? Ah beh, sì sì, molto, ma certo, magari sarà stata un po' la scenografia che non ti ho messo proprio a tuo agio, oppure il ristampo del provino di oggi pomeriggio, comunque caro Ludovico, credimi, sei stato veramente bravo. Beh, in effetti il provino è stato lungo e snervante, sì. Ma ti hanno presa alla fine? Ovviamente sì, avevi dubbi in proposito. Oh no no, meno male, meno male, perché sulla scrivania a casa tengo un sacco di bollette di acquisaglio da pagare. Oh sì, quello se lo chiamano in qualche parte che non c'è un ruolo drammatico. Per carità, non accetta, sì. E se i personaggi e gli attori non sono del suo stesso livello, preferisce rimanere... Ti preoccupato? Ma ti chiama ancora Zaffalsch! Uè, che sia parte mia e blea fa fare, capito? Mio marito preferisce rimanere libero. Gesù, chi le sta mangiando? Osvaldo caro, lei non lo sa, ma la signora qui, la signora... Oh, ehi, hey, oh, la signora qui! Sì. La signora qui altri non è, se non la famosissima Isidora Martini, così conosciuta con l'appellativo dell'allodola di Monte Compatti. Monte Compatti? Caso! La mezza italiana, una delle maggiori interpreti, vero, del panorama musicale italiano, se mi è concesso, non solo italiano. Signora, mi sento mancare. Oh no, per carità, giovanotto! Oh no no, il pavimento dei travertini è abbastanza duro e si è decato a bandera, tutto pum, lo faccio male. Vieni, che sono il mio diletto, vieni. Buonasera. Che cazzo? Ma come già porta drammatica!
Buonasera, signorina. Dica. Veramente non devo dire niente. Ora ti prego, ne parliamo dopo. Dillo la battuta. Vorrei soltanto cenare, ma non vedo tavoli liberi. Anzi, non vedo tavoli. Non vede tavoli, non vede tavoli perché non ce ne sono. Ma il locale è aperto o no? Sì e no, le cose non sono come sembrano. Il mondo è governato più dall'apparenza che dalla realtà. Ed è meglio fingere di sapere qualcosa che saperlo. Daniel Webster, membro del Senato degli Stati Uniti nella prima metà dell'Ottocento. Non un drammaturgo, ma chi potrebbe fare il teatro meglio di un politico? Sei gentile, carino, premuroso. Mi chiedevi di mostrarmi a te per lasciarti scoprire un mondo che non conoscevi. Mi scrivevi delle frasi che mi toccavano l'anima e sembrava che mi conoscessi. Sei l'unico che ha stimolato la mia curiosità e la mia fantasia. Me lo chiedevo chi fossi e aspetto avessi da dove mi scrivessi quelle frasi meravigliose. Sei tu. L'avevo detto, troppo! Scusate, scusate! In quinta ci sono dei ravioli. Che faccio, li porto? Sì, dammi una mano! Ma sono sti ravioli?